Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion. Io sono sempre NeoG82. Che periodo intenso che è questo. Ho in mente tantissimi progetti e adesso ne attuerò anche qualcuno. E vi posso dire che già dal prossimo video ci sarà una piccola sorpresa, non vi anticipo quale. Vi dico solo che non tratterà di videogames, vabbè, insomma. Poi vedrete quello che ho in serbo per voi. Ma il gioco di stasera non c'entra assolutamente niente con questo. Il gioco di stasera ricorda un po' Breakout. Voi sapete cos'è Breakout? Ve lo ricordate? Te lo ricordi tu cos'è Breakout? È quello lì dove c'hai la stanghetta, c'è una pallina che rimbalza e va a distruggere tutti i mattoncini del muro. Ok, sì, se avete ricordato cos'è Breakout, il gioco di stasera assomiglia molto a Breakout, ma non è solo un semplice Breakout, perché è un gioco che mescola Breakout ad alcuni elementi RPG. Infatti, molte volte, se guardate degli screen di questo gioco in giro, vi sembrerà di vedere una sorta di clone di Zelda, però in realtà non si tratta di un clone di Zelda, ma si tratta appunto di una sorta di gioco stile Breakout. Di cosa sto parlando? Da 2 ore sto parlando di Wizorb, gioco indie all'inizio disponibile su Desura, distribuito su Desura e poi in tempi recenti anche venduto su Steam ad un prezzo veramente molto irrisorio. Siamo sotto i 3 euro, quindi è una spesa veramente molto bassa. Ma vediamo subito se Wizorb è un gioco che merita la vostra attenzione e il vostro denaro. Cosa ne pensi, Zach? Ho fatto una bella presentazione? Ah, cavolo, hai ragione. No, non sto parlando con te, scusa, figo. Sto parlando con Zack. Sì, hai ragione. Mi ricordava Zack qui che il gioco di stasera non solo si ispira a Breakout, ma si ispira anche alla sua reinterpretazione degli anni 90, anzi, degli anni 80. Insomma, della sua interpretazione arcade in tempi più recenti, cioè Arkanoid. Infatti vedremo che molti power-up che ci saranno in Wizorb, poi dopo vi spiego poi meglio come funziona il gioco, comunque molti power-up che ci saranno in Wizorb saranno presi direttamente da Arkanoid. Bene, se volete scusarmi, l'ultima cosa da fare, Diane, ricordami del caffè di domani mattina, che lo voglio bello nero, è molto forte, mi raccomando. Mamma mia, non sapete com'è faticoso stare dietro tutte queste voci che partono. Vabbè, basta con queste cavolate di discorsi e passiamo a Wizorb. Wizorb può trarre in inganno. Se guardate degli screenshot a caso, potrete cadere nella trappola e pensare che si tratti dell'ennesimo RPG fatto con RPG Maker o, nel migliore dei casi, di un nuovo clone di Zelda. Invece si tratta di un gioco in tutto e per tutto simile ad Arkanoid oppure Breakout. L'unica differenza è l'impostazione simil RPG. Intendiamoci, gli elementi che questo gioco prende dai giochi di ruolo sono pochissimi. Partiremo da una piccola cittadina che potremo esplorare con una visuale top-down, muovendoci in essa come in un qualsiasi Zelda 2D. Appena usciti da quest'ultima, però, passeremo ad una mappa più generale tramite la quale potremo accedere alle diverse aree di gioco. Ognuna di esse è composta da una dozzina di livelli, ognuno strutturato come una stanza, con al centro il classico muro di mattoncini irregolari da battere con la nostra sfera magica. Il maghetto si trasformerà in una bacchetta in grado di respingere la nostra sfera e a farla rimbalzare contro i mattoncini per distruggerli. Una volta distrutto tutto, potremo passare allo schema successivo. Ci sono anche diversi mostri che potremo eliminare con l'uso della palla rimbalzante. Ma questi non costituiranno mai una vera minaccia per noi. Infatti, le uniche cose che potranno fare saranno deviare la nostra palla e morire. Ma Wizorb non si ferma qui! Avremo anche due magie basilari, anzi, quattro, da poter usare a nostro vantaggio. Con il tasto principale, infatti, potremo sparare una palla di fuoco. Ciò è molto utile per distruggere alcuni mattoni senza colpirli con la pallina oppure far fuori i nemici colpendoli con un colpo diretto. Il tasto secondario invece scatenerà una piccola folata di vento capace di cambiare direzione alla nostra pallina. Avremo però anche due varianti più potenti di tali incantesimi. Infatti, se prenderemo il tempo giusto e schiacceremo il tasto della palla di fuoco quando la sfera starà per rimbalzare su di noi, potremo trasformarla in una pallina perforante in grado di trapassare senza paura mattoni e nemici. Se invece schiacceremo il tasto della seconda magia, doteremo la sfera di alcune alucce utili per comandare la pallina bacchetta. Ma queste magie non sono gratuite, infatti avremo una barra della mana che si consumerà ogni volta che le useremo. Per ripristinare la mana ci basterà raccogliere dei bonus a forma di pozione.
E questo secondo me è un aspetto molto interessante perché aggiunge al gioco una componente tattica. Infatti la barra del mana non si ricaricherà da sola tra un livello e l'altro. Quindi starà a noi valutare come e quando ci converrà usare un incantesimo piuttosto che l'altro. Assieme alle pozioni, dai mattoni potranno cadere anche monete e pietre preziose, che se raccolte aumenteranno la quantità di oro a nostra disposizione. Anche questo oro si rivelerà molto importante perché potremo spenderlo in alcuni negozi accessibili durante i livelli. Oppure potremo investire il nostro patrimonio nella piccola città per ricostruirla. Donando infatti soldi agli abitanti, potremo fare in modo che essi possano ricostruire le loro case e le loro abitazioni distrutte, dandoci in cambio alcuni bonus e vite. Altri bonus utili sono le chiavi che permettono di aprire delle porticine sparse per i livelli, le quali ci porteranno ai negozi citati poco fa. In questi negozi potremo comprare vite, pozioni per aumentare il mana e anche degli upgrade per la nostra bacchetta. Tali upgrade sono molto simili ai bonus già visti in Arkanoid. Potremo allungare la nostra bacchetta in modo da intercettare meglio la sfera, oppure munirci di una calamita che tratterà la pallina invece di farla rimbalzare, dandoci così modo di rilanciarla quando ci fa più comodo. I bonus comunque sono tanti e di varia fattura. A fine area dovremo affrontare un boss di fine livello. La sfida non sarà mai troppo ostica e non dovremo arrovellarci troppo per trovare la strategia vincente. Malgrado gli elementi di Wizorb siano molteplici, il gioco non è completamente esente da difetti. Infatti, i livelli soffrono di una certa monotonia di fondo e la difficoltà generale non è mai troppo elevata. Infatti, giocando su PC potremo usare il mouse per comandare la bacchetta. Questo rende le cose davvero troppo facili. Non male l'idea di fondere gli elementi tipici di Breakout e soprattutto di Arkanoid con alcune meccaniche da RPG, ma la componente arcade è forse un po' troppo predominante. Forse, se si fosse posto più l'accento sulla componente RPG, il gioco avrebbe giovato di molta più originalità e freschezza. Tutto sommato, Wizorb è un ottimo gioco arcade per tutti i nostalgici che sentivano la mancanza di un buon clone di Breakout dopo il fantastico Shatter. Bene, popolo di YouTube, questo era Wizorb. Spero vi sia piaciuto. E prima di salutarvi, aspetta un attimo, Diane, come pensi sia andata la recensione di Wizorb? Ah, pensi bene? Sì, lo so che non è un dittafono. Lo so, non c'è bisogno che spiegisca cose al pubblico e rovini la mia sorpresa. Lo so, volevo fare Dale Cooper con il dittafono. Perché non mi vai fare? Non mi fai fare finta che questo sia un dittafono? No, mi devi rovinare tutto. È sempre così.